Buongiorno a tutti, buon sabato. Oggi parliamo di una trasmissione che ha gli stessi ascolti di Sanremo, quasi, e che si chiama Temptation Island. Vediamo quanto può essere falsa e fastidiosa questa trasmissione. Madonna, senti le cicale con sto caldo allucinante, sembra di stare nel deserto, mamma mia. Comunque, Temptation Island, l'altro giorno io stavo andando verso il computer e c'era mia moglie che dicevo mi raccomando, adesso inizia Temptation Island, fermi tutti, stai attento a tuo figlio, insomma bloccato, tipo Sanremo. Allora, The Temptation Island già ne avevamo parlato, però sostanzialmente, per chi non lo sapesse, è così Temptation Island, cioè ci sono tot coppie che vengono divise e vengono inviate in un grande resort, le donne in compagnia dei 10-20 modelli, gli uomini dall'altra parte del resort in compagnia dei 10-20 modelle, ok? Che vengono chiamate, me l'ha spiegato mia moglie, tentatrici o tentatori. Quindi a che cosa serve Temptation Island? Dicono loro, serve a valutare la stabilità, la solidità della coppia. Quindi non si resiste alla tentazione, la coppia scoppia. Si resiste alla tentazione, la coppia sopravvive. Questo è per far capire che cos'è Temptation Island. Adesso vediamo, secondo me, che cos'è invece Temptation Island. Dai, ma poi non può essere vera sta Temptation Island, no? Cioè, ma immaginate, no? Nella vita, secondo me, non c'è nessuno che non sia geloso. Ci sono dei livelli, c'è il livello di mediamente geloso, molto geloso, pazzo o pazza. Quindi sia gli uomini che le donne sono così, hanno questi tre livelli, non c'è nessuno che sia esente da gelosia. Quindi voi immaginatevi che ti saluti con la tua compagna o il tuo compagno, lei viene sbattuta insieme ad altri ad altre donne e ad altri 10 modelli, 100.000 volte più belli, più affascinanti e liberi di cervello di te, e è normale che un pochettino ti ingelosisci. Cioè, a meno che magari non sei una coppia di scambisti, e allora non ti fa né caldo né freddo, ce la puoi lasciare pure 40 giorni la tua compagna o il tuo compagno con i tentatori o le tentatrici, ma non è questa la questione. Allora, la questione poi brutta di questa trasmissione, che a me è la cosa che proprio ti mette il terrore. Allora, queste donne e questi uomini, dopo, a distanza dei giorni o una settimana, adesso non lo so di preciso, vengono convocati in un falò, nel cosiddetto falò, dove c'è un presentatore che ti dà un tablet e ti fa vedere tutte le cazzate e tutti gli approcci, tutte le marachelle che tuo marito o tua moglie o tuo compagno o la tua compagna hanno fatto con i tentatori. E quindi ci sono scene allucinanti. Ho visto uno, praticamente hanno dato il tablet, ho visto solo sta scena, hanno dato il tablet per visualizzare ad una ragazza molto carina, dolce, la vedevo sta ragazza, e gli hanno dato sto tablet. Il compagno che stava dall'altra parte, che cosa ha fatto? Si vedeva sto compagno che in una serata si metteva sdraiato su una sdraia insieme ad un'altra ragazza tentatrice, e con un cuscino in faccia per evitare la telecamera diceva qualcosa a questa ragazza. Quindi la sventurata, vedendo il tablet, ha iniziato a piangere, no? Perché lì, se tu ti metti un cuscino in faccia, qualcosa di anomalo lo stai dicendo, no? Alla tentatrice. Allora, come fai a pensare che la persona che ti guarda non sospetti
un minimo di saggio. Ecco perché dico che è finta. Nella vita normale uno si arrabbia pure se un altro uomo guarda la propria donna o viceversa. Quindi a meno che io credo che sia così. Questa trasmissione dovrebbe chiamarsi non Temptation Island, dovrebbe chiamarsi come poter lasciare o farsi lasciare con l'aiuto della televisione. Ecco, questo sarebbe il titolo giusto, perché purtroppo nella vita noi non abbiamo, possiamo essere gelosi, meno gelosi, pazzi di gelosia, ma nella vita noi non abbiamo quello che ci dà il tablet per guardare quello che succede. Quindi se tu stai 15, 20, 30 giorni lì, ma o sei un pezzo di ghiaccio, una statua di cera, che non guardi, non fai, non tocchi, non vedi, non t'abbracci, non scherzi, non ridi, perché altrimenti non è concepibile. A Temptation Island sono tutti tentati, uomini e donne, e quindi a che serve questa trasmissione? Forse potrebbe servire a diciamo vedere la tenuta della coppia, ma è finto, perché la coppia, una volta che tu hai baciato un'altra tentatrice, o tu donna hai baciato un tentatore, o ti sei abbracciata con lui, o avete avuto scambi di confidenze anomale, che mancano di rispetto all'una o all'altra parte, la cosa è finita. Temptation Island è una... fa gli ascolti di Sanremo, ho visto, fa gli ascolti quasi di Sanremo, ma io non la critico come trasmissione, né critico chi se la vede, per carità, perché io sono sempre di un parere che se una cosa piace alla gente, quindi la gente se la vede, non capisco perché debba essere criticata. Cioè significa che è una cosa che va bene, è una cosa che dà emozione e piacere alle persone che la guardano. Il problema però, un pochetto, secondo me, nella mia analisi di sociologia spicciola, è questo qua. È che alla gente piace vedere la sofferenza. Perché tu, guardando sto tablet e guardando il comportamento di una persona che magari ami, che stimi, che adori, con la quale avevi avuto dei progetti di vita, vedere così questi uomini o queste donne attratte, affascinate da questi modelli e da queste modelle, è normale che tu soffri come un cane. E poi c'è la compagnia, no, di quelle che ti dicono: vedi come si è comportato male il mio si è comportato bene, e dall'altra parte guarda questa, guarda tua moglie che cavolo ha fatto ieri con quello, e quell'altro che gli dice: vabbè, ma forse era avuto un momento di debolezza. Cioè, è questo forse che piace agli italiani, la sofferenza, vedere quanto puoi soffrire per amore, per tradimenti, per gelosia. Questo forse è il successo di Temptation Island. Comunque, un saluto, alla prossima, e ci vediamo presto. Grazie a tutti, ciao.